Adesso la cosiddetta duplicazione del codice locale di progetto, che è un'operazione che va fatta allorquando un intervento, quindi su un unico CUP, sia cofinanziato da più finanziamenti. Per identificare correttamente i finanziamenti, clicchiamo su Rimodula progetti. In questa sezione possiamo scegliere l'operazione da fare. Come potete vedere, possiamo aggregare CLP diversi, rinominare il nostro CLP, spostarlo di CUP in CUP e in questo caso appunto duplicarlo. Con la duplicazione, appunto, ve lo spiegherà la piattaforma, si attua lo sdoppiamento del CLP che fa capo comunque sempre al solito CUP. In questo modo si potranno effettuare le rendicontazioni in maniera separata secondo le due o tre o più linee di finanziamento che fanno capo allo stesso CUP. Adesso clicchiamo su Prossimo. Io non posso andare avanti perché questi sono gli interventi di regione, ma appunto quando voi lo farete nei vostri comuni si aprirà il campo Scelta CUP di origine dove verrà selezionato il CUP che noi vogliamo sdoppiare, o meglio il CUP per il quale vogliamo sdoppiare il CLP. Si aprirà poi, dopo la conferma, la scelta del CUP di destinazione che sarà sempre lo stesso CUP e con riepilogo vi apparirà la schermata del nostro CUP con il CLP sdoppiato. A questo punto, una volta sdoppiato il CLP, vi apparirà un'icona diversa nella home che abbiamo visto prima nell'acquisizione dati, che adesso andiamo a vedere. Quindi per i CLP che sono per i CUP che hanno avuto lo sdoppiamento del CLP, si presenterà questo stato di cose. Ecco, questa icona indica che ci sono più CLP che fanno capo allo stesso CUP e cliccandoci noi visualizziamo per uno stesso CUP i diversi CLP. Le descrizioni sono le stesse, ma i dati all'interno contengono rendicontazioni diverse e soprattutto strumenti attuativi diversi. In questo caso lo strumento attuativo non è presente, ma è possibile selezionare uno strumento attuativo differente per ciascun CLP. In questo modo vengono evidenziate le diverse linee di finanziamento.